benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Ecco qui un nuovo video con il nostro caro paziente e il kit naturalmente da dottore, o meglio da dentista. Questa volta però non giocheremo col Play-Doh, ma con la Super Sand. Quindi se conoscete già questa, è una sabbia un po' speciale. Come vedete è una via di mezzo tra una sabbia e un pongo, ed ora proveremo appunto a giocare insieme. Ecco qua, il nostro paziente è già venuto appunto dal nostro dentista varie volte e quindi prima di tutto possiamo partire formando dei bei denti. Ecco qui, vedete? Un pezzo di dente è rimasto un po' incastrato e ora appunto sistemiamo le due metà. E possiamo fare un dente, vedete? Ed ecco qui il primo dente del nostro paziente con la Super Sand. E naturalmente ora cerchiamo di farne un paio in più, perché uno solo. Ecco qui. Vedete? Tutta la bocca ora è piena con nuovi denti, fatti tutti con la Super Sand. E queste formine appunto per fare dei denti. Credo che siano abbastanza pratici perché vedete, normalmente sarebbero anche attaccati a questa base azzurra. Ma come abbiamo fatto noi, per esempio, è più facile poi rimuovere il pongo perché basta picchiettarli un pochino sulla superficie e il nostro pongo uscirà un attimo. E beh, il problema è che ora naturalmente il nostro paziente ha ancora un po' di mal di denti e quindi dobbiamo vedere quello che è il problema e cosa possiamo fare. Il problema è che il dolore è generico, quindi tutti i denti fanno male e non possiamo rimuovere tutti i denti. Il nostro paziente ci sta solo dicendo che non gli importa, lui vuole solo avere dei denti nuovi perché questi fanno malissimo. Oh mamma, questo è un grosso problema. Quindi prima di tutto dobbiamo però rimuovere. Ecco qua, e il primo dente è stato rimosso. Qui ne è caduto un altro. E ora ne rimuoviamo ancora uno. E vedete, naturalmente ne resta un po' anche all'interno. Ma riusciamo a rimuovere anche questo. Perché naturalmente la Super Sand è molto più morbida in confronto al pongo e anche molto più soffice. E di conseguenza può capitare insomma che alcuni pezzi di denti possano restare nel nostro paziente, ma rimuoviamo tutto. Ecco qua. Il problema è che anche a rimuovere i denti il dolore non è migliorato. Non so davvero cosa potremmo fare. Paziente dice che torna domani, così nel frattempo il dolore passa. Ma purtroppo domani è domenica. Oh oh, e i denti ora sono anche caduti. Questo è un problema, avete visto? Con la Super Sand tutti i denti sono caduti e facevano piuttosto male al nostro paziente, ma ora abbiamo praticamente dovuto ricominciare da capo. E niente, in realtà per fare le formine sarebbe anche una buona alternativa al pongo, ma come avete visto non è proprio l'ideale per i nuovi denti.
Spero in ogni caso che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima volta. Ciao!